Chiusura con il botto per il club Arezzo che batte nettamente il Firenze Volley e vince il duello tra le squadre di vertice dietro la capolista. Il sestetto aretino chiude al secondo posto proprio dietro l'inarrivabile Maxi Giumbo di Sesto Fiorentino. Per i ragazzi di Morelli una grande soddisfazione e una netta crescita nelle prestazioni sotto tutti i profili. Questa regular season ci ha messo in vetrina una squadra competitiva che sta gestendo anche con grande raziocinio il passaggio generazionale, e visto che con tutta probabilità quest'anno sarà l'ultimo di Scortecce Maggini, si può benissimo dire che il lavoro fatto in queste stagioni sta dando i suoi frutti. Ragazzi come Riccia, Matucci, Scarpato, Landesi giocano con una grande personalità e quello che di buono avevano fatto vedere nelle categorie inferiori adesso lo stanno confermando in Serie C. Il club Arezzo inizierà i playoff sabato 15 a Camaiore, ritorno il giovedì successivo. Per la cronaca, la partita con i fiorentini è stata molto combattuta e la lettura dei parziali lo conferma. Il club Arezzo solo nella prima frazione ha dominato chiudendo 25-13, poi l'orgoglio dei gigliati è venuto fuori, ma anche nella seconda partita i ragazzi di Morelli hanno chiuso per 29-27 grazie ad un grande muro. La terza frazione ha visto prevalere gli ospiti di 4, poi nel quarto decisivo set il 25-18 ha certificato la supremazia della formazione aretina.